Yeah, boy! Primo lancio per provare l'assetto del barn e subito trotella. Questo torrentello quasi ruscelletto che risalgo oggi è uno di quei laterali di un laterale praticamente trascurati dalle persone, dai pescatori, e questo fortunatamente fa sì che vi si rinvenga ancora una popolazione piuttosto bella di fario, non troppo grosse, perché comunque il carico alimentare di questi torrenti è quello che è, però veramente belle da insidiare, belle nell'anatomia e nei colori, sono trote veramente stupende. C'è da dire che generalmente questo ruscello è soffocato dalla presenza di scarichi non depurati, nel senso che è un piccolo ruscelletto che passa nei pressi di alcune frazioni dove ci sono soprattutto seconde case, e in lockdown il fatto che le persone non potessero salire nelle seconde case ha comportato che con le piogge, con le precipitazioni, il fondo si sia pulito, gli scarichi tacciono, sono fermi, e questo ha portato il torrente a pulirsi veramente in una maniera spettacolare. È veramente uno dei torrenti più belli della Valle Brembana. Qui un'altra bella cattura, il Barn 40 permette di sondare le buche a una certa profondità, perché essendo un cranchettino scava a fondo, con il suo nuoto molto particolare scende anche una buona profondità nelle buche e permette di fare catture sulla verticale. C'è un'acqua in questo torrente che è veramente limpidissima. Come potete vedere qui ci sono ancora tracce di qualche alga grassa sul fondo da carico biologico, però per la maggiore i colori sono una cosa assolutamente stupenda. Ecco, un altro problema di questo torrente è che d'estate purtroppo cambia. Lì si vede una trota uscire dalla buca, uscire dalla tana, inseguire e poi tornare sotto. Tento di insidiarla ma non porta risultati sperati, porta tutt'altro. Ci sono altre piccole trotelle in queste buche che cedono la tentazione del Barn 40. Dicevo, questo torrente presenta questo, chiamiamolo problema, però più in alto ci sono dei pascoli montani. D'estate vengono caricati dai bovini, si carica di organico, con le precipitazioni vengono portati questa carica organica nelle acque, quindi si carica molto di alga verde e quello ne rovina un po' l'aspetto, però veramente come conformazione del territorio e come risalita è una delle più emozionanti che abbiamo. Non è un ruscello facile, è uno spot segreto, quindi non nominerò dove si trova, però è veramente meraviglioso, a me piace un sacco risalirlo. Una cattura assolutamente meravigliosa. Pescare a spinning le trote in questi ambienti è un contatto con la natura quasi assoluto. Ci siete voi, c'è un filo e ci sono loro dall'altra parte. Bisogna ricordarsi sempre che rilasciare
qui come altrove è essenziale se si vuole trovare ancora pesce la volta dopo, se si vuole preservare un habitat che è comunque estremamente delicato, è già vessato da molti problemi quali la carenza di precipitazioni, il prelievo idrico per le centraline. Se ci mettiamo anche noi è il disastro. Rilasciare in questi ambienti garantisce che la volta dopo ci sia un riproduttore attivo nel torrente. Questo è, nessuno vieta di poter andare, passare una bella giornata e pescare con piacere, godere di questi ambienti e di questi animali fantastici, ma bisogna ricordarci che il rilascio e la cura sono assolutamente fondamentali. Due veloci paroline su abbigliamento e attrezzatura. Come abbigliamento sapete benissimo che io sono pescatore atipico, non vado al fiume con i waders fino alle ascelle, il gilet tattico, io vado un po' a pesca così, con i vestiti, possiamo dire, tutti i giorni, il mio bel paio di jeans robusti, la mia maglia comoda, soprattutto ecco, gli scarponi suola in Vibram, pelle pieno fiore, che siano comodi, robusti, protettivi sulla caviglia, perché qui affrontate roccia, affrontate ambienti umidi, spesso starete anche con i piedi a mollo, quindi devono calzarvi veramente bene. Sull'attrezzatura, lo sapete anche lì, io pesco leggero, canne sui 10 grammi di casting massimo, qui abbiamo la famosa Daiwa Ninja, la drop shot che uso un po' per tutto, e nonostante il vettino pieno sa gestire benissimo rotantini e minnow leggeri, ecco, in queste condizioni di acque così limpide prediligo il minnow perché ha un nuoto un po' più imprevedibile rispetto alla linearità di un rotantino, e in condizioni di acque veramente limpide e di trote selvatiche, quindi abituate ad attaccare prede vive, avendo un nuoto imprevedibile dà più la sensazione di essere qualcosa di animato, qualcosa di vivo, e quindi viene attaccato con più veemenza. Il rotantino per esempio potrebbe funzionare meglio in condizioni di acqua un po' più torbida, perché viene attaccato anche per reazione da distanze ravvicinate, vedete questi inseguimenti repentini. Qui la trota esce dalla tana proprio per aggredire quella che può essere tanto cibo quanto un invasore. Il mulinello, un taglia 2000, va benissimo. Come filo siamo sullo 0,14, fluorocarbon, basso indice di rifrazione. Qui vediamo un'altra bella cattura, trote di questa taglia, di questi colori, in questi ambienti comunque a portata ridotta, sono ambienti poveri di nutrienti. Quando sentite in canna una trota come questa, vi dà una scarica di adrenalina e ha una bellezza nell'anatomia e nei colori che è veramente assoluta, veramente animali fantastici. Direi che la birrettina l'abbiamo guadagnata anche oggi su questo uso troppo la parola meraviglioso, a mani basse, uno dei torrenti più belli della Valle Brembana. Thank you.